paura di vincere. Una sindrome che da troppo tempo accomuna Lecce e Torino, incapaci di scrollarsi di dosso timori e fantasmi. Il 3-3 del Via del Mare rientra in questo cliché. Dai numeri la conferma. Ai salentini il successo in casa manca addirittura da 4 mesi, mentre i Granata hanno sì interrotto una serie di 7 sconfitte consecutive lontano dall'Olimpico, ma continuano ad essere l'unica squadra di A, insieme con il Catania, mai vittoriosa in trasferta. Dispiace perché essere in vantaggio 2-0 e non riuscire a portare a casa i 3 punti, dispiace parecchio, però avevamo anche di fronte comunque una squadra con della molta qualità, al di là della posizione in classifica. Partita importante per noi, un recupero notevole, perché sotto di 2 gol nel primo tempo recuperare così bene nei 10 minuti iniziali del secondo tempo è stata una buonissima cosa, bella reazione, poi di nuovo sotto di un altro gol recuperato ancora, direi oggi la prova di carattere mi è molto piaciuta. Un incontro dai 2 volti. Nella prima frazione in campo c'è solo il Lecce, che gioca bene e si porta in vantaggio dopo appena 10 minuti con una spettacolare conclusione dalla distanza di Munari al primo gol stagionale in A. La reazione del Torino è sterile e affidata alle iniziative di Abate, molto bravo ad inserirsi sulla fascia destra. Ma la partita la fanno i salentini, che però rischiano di subire il pari alla mezz'ora. Sul colpo di testa di Bianchi, Benussi salva in corner. Poi nel finale ancora Munari, autore di una doppietta, fa volare il Lecce sul 2-0. In avvio di ripresa l'austriaco Soimel gela gli 8.000 presenti. Il suo cross si trasforma in gol con la complicità di Benussi. 10 minuti più tardi Della Fiore pareggia con un gran destro volante. A questo punto Novellino prova a vincere inserendo prima Amoruso e poi anche Stellone. E invece Lecce a riportarsi avanti al 28esimo. Il rinvio sbagliato di Della Fiore finisce su Tiribocchi, che aziona Castiglio. Per il 33enne attaccante argentino è un gioco da ragazzi confezionare il 3-2. Ma a questo punto la paura di vincere torna ad aleggiare sul Via del Mare. È Natali a firmare il definitivo 3-3 nella prima delle 3 sfide salvezza consecutive in programma per il Lecce. Sì, 2 scontri salvezza contro Chievo e Siena, e cercheremo di far punti, perché comunque con le dirette concorrenti se fai punti valgono doppio, per quello peccato per oggi che valeva doppio.